Buongiorno a tutti amici milanisti, che dire, quest'anno il Milan ci ha fatto veramente un bel regalo di Natale. Dopo tanti anni di buio e tra virgolette di sofferenza, quest'anno sono veramente contenta per la squadra perché ci stiamo dimostrando veramente una squadra all'altezza del campionato e abbiamo anche, a parer mio, superato le aspettative, nel senso io ieri sera vedevo la partita contro la Lazio, una partita davvero difficile. Dura anche perché comunque la Lazio arrivava da appunto una partita, una bella vittoria con il Napoli, di conseguenza erano carichi. Noi devo dire che siamo partiti col botto, con il 2-0, poi secondo me ci siamo un po' adagiati e di conseguenza la Lazio ha preso in mano la partita. Ci hanno fatto un po' soffrire, però siamo stati comunque bravi a riuscire a tenere il 2-2 e poi grazie a Dio Teo alla fine è riuscito a sbloccare una partita e portare a casa una vittoria con 3 punti importantissimi che ci permettono appunto di rimanere in vetta alla classifica fino a gennaio. Il campionato è ancora lungo, quindi è inutile tirare già le somme, parlare, perché non si fa a prescindere, però devo dire che se continuiamo così, secondo me c'è una buona possibilità di poter anche rimanere comunque, se non di vincere il campionato, comunque di rimanere nell'area di Champions, delle qualificazioni di Champions, quindi a noi appunto va benissimo anche quello. Detto questo, Teo, vabbè, ovviamente ammonito perché come al solito non avevamo dubbi, salterà il Benevento, che da una parte in realtà è meglio perché comunque saltando il Benevento poi l'abbiamo sicuro con la Juve, quindi meglio il Benevento della Juve. Tornerà a disposizione Kessié, di cui io ieri ero un po' preoccupata nella partita contro la Lazio, perché Kessié negli ultimi 3 anni ha solamente saltato 8 partite, di cui vinte solamente 2 se non sbaglio, quindi che secondo me è un giocatore fondamentale Kessié e sta dimostrando veramente un ottimo giocatore. E detto questo, niente, speriamo di continuare così, speriamo di rimanere in vetta il più possibile e vabbè, niente, amici interisti, mi dispiace. Ma voi speravate già di essere a Natale sopra di noi, ma come vedete, vi guardiamo ancora dall'alto in basso. Un bacione.